Durante la Guerra Fredda, nel timore di un'eventuale invasione sovietica dell'Europa occidentale, viene costituito un esercito clandestino armato e addestrato che possa combattere contro gli occupanti. L'invasione non avverrà mai, ma l'esercito clandestino non viene smantellato e sarà coinvolto in nuove, inquietanti missioni. Questa era l'unica banca che dopo le 16 rimaneva aperta a Milano. Quel giorno alle 4:30 io avevo appena spaccato, come si dice in gergo, un contratto tra due anziani agricoltori. Un collega mi chiama, dice vieni su, ti devo far firmare una carta. E quando arrivo su mi ricordo di non aver rilasciato la ricevuta. Riapro lo sportellino e cerco di chiamarli, ma qui c'era un brusio, loro erano anche molto anziani, ci rinuncio. E richiudo lo sportello e faccio un gesto inusuale. Mi appoggio con le spalle al vetro. Alle 16:37 del 12 dicembre 1969, una bomba esplode nella sede centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana, a Milano. Una scena apocalittica. Morti, feriti, cassette spalancate. Carte, cominciato a gridare, è stata una bomba, fino a quando uno dei commissari mi ha messo la mano sulla bocca e mi ha portato fuori. 17 persone sono uccise e altre 80 rimangono ferite in modo grave. Ignazio, il mio bambino più piccolo, è tornato a casa dopo il suo primo giorno di scuola e mi ha chiesto, papà, mi porti all'Oktoberfest? E io ho risposto, va bene, andiamo. I bambini sono entrati nel tunnel della paura e quando sono usciti mia figlia, che era più grande di lui, si è messa a piangere e il piccolo l'ha presa in giro. Più tardi gli ho comprato i palloncini e ci siamo avviati verso casa. Ma improvvisamente, proprio mentre ci stavamo avvicinando all'uscita, la bomba che esplode all'Oktoberfest di Monaco il 26 settembre 1980 uccide 13 persone e ne ferisce più di 200. Quando ho ripreso conoscenza, ho subito cercato i bambini. Prima ho trovato mio figlio, gli ho chiesto se stava bene, lui ha risposto, non ho niente papà, sento solo freddo. Poi mi sono girato per andare da mia figlia, che era distesa a pochi metri. Il suo corpo era completamente squarciato. Mi ha detto, e non dimenticherò mai quelle parole, papà, ti prego, aiutami. Poi è morta, il bambino aveva due schegge conficcate nella testa, ed è così che li ho persi tutti e due. E da allora non riesco a non chiedermi perché. La cena era pronta e stavamo aspettando mia figlia, mio genero e i loro due bambini. Il sabato lo passavamo tutti insieme. Di colpo ho sentito degli spari provenire dal supermercato dell'Eis. Siamo usciti in terrazza e mia moglie ha urlato, i miei bambini, le ho detto, calmati. Adesso vado a vedere cos'è successo. Le porte del supermercato erano spalancate e la gente correva fuori. Ho cercato di entrare, facendomi largo tra chi scappava, ma tutti mi dicevano, non andare. Hanno sparato a delle persone. Poi mi hanno detto che avevano ucciso tutta la mia famiglia. Il 9 novembre 1985, un gruppo di uomini armati apre il fuoco all'interno del supermercato della Eisadalst, in Belgio.
Vengono uccisi uomini, donne e bambini. 8 furono uccisi e altri 8 feriti. Nessuno capiva il perché. Non sembrava opera di semplici rapinatori. Un bandito non spara a un bambino. Lo fai solo se stai eseguendo degli ordini, come fossi una macchina. L'eccidio è soltanto uno dei 16 attacchi avvenuti con modalità simili tra il 1982 e il 1985, che passeranno alla storia come i massacri di Brabant. Una scia di sangue che fa 28 morti e 20 feriti. Ancora oggi gli assassini non sono stati identificati. René De Witt è convinto che qualcuno abbia tutto l'interesse a impedirne l'arresto. Se si scoprissero i killer, probabilmente salterebbero fuori tante altre cose. Durante un periodo di circa 15 anni, l'Europa è scossa da una serie di attacchi terroristici. Le vite di migliaia di persone sono sconvolte. Ma fino ad ora tutto è rimasto avvolto nel mistero. La bomba collocata a Piazza Fontana a Milano rimane uno degli episodi più gravi. E 40 anni dopo i colpevoli non sono ancora stati individuati. Il giudice Guido Salvini ha cercato a più riprese di fare condannare quelli che ritiene i responsabili dell'attentato. Quando abbiamo riaperto le indagini, quindi siamo al 1991, non c'erano condanne. C'erano le condanne solo del generale Manetti e del capitano Labruna per i depistaggi. Nel 1979 due esponenti di spicco del SID, il Servizio Segreto Militare Italiano, finiscono in carcere per aver occultato prove e protetto alcuni dei principali indiziati. Il SID veramente impedì che l'autorità giudiziaria giungessero le notizie e prove sugli attentati e quando qualcuno voleva parlare pensava che la cosa migliore fosse chiudere la fonte, cioè licenziarla e dirgli quello che stai dicendo non lo vogliamo sentire. Anche in altri paesi gli inquirenti scoprono che le loro inchieste hanno subito depistaggi. A Monaco l'esplosione è provocata da un ordigno molto sofisticato, ma poche settimane dopo la strage, la polizia chiude le indagini individuando un solo responsabile, l'estremista Gundolf Köhler, morto nell'attentato. Gli inquirenti non indicano ulteriori indiziati e chiudono l'inchiesta malgrado numerosi testimoni dichiarino di aver visto Köhler poco prima dell'esplosione in compagnia di 2 persone e nonostante l'uomo fosse un membro di un gruppo paramilitare di estrema destra. Ignaz Platzer e il suo legale Werner Dietrich credono si tratti di un insabbiamento e vogliono far riaprire le indagini. Molti dei testimoni interrogati dal Dipartimento Investigativo Criminale hanno dichiarato: ci hanno trattati come se noi fossimo i colpevoli, in modo così brutale da darci l'impressione che avessero già una loro teoria e che tutte le dichiarazioni in grado di metterla in dubbio non fossero ben accette e erano liquidate come irrilevanti o inaffidabili. C'è qualcosa di sospetto in questa storia. La polizia ha smesso di indagare. Io voglio giustizia. Voglio i veri assassini. Per molti anni questi attentati sono stati considerati eventi isolati, privi di connessione e radicati negli eventi politici dei singoli paesi. Ma oggi ci sono indizi che suggeriscono un'ipotesi davvero inquietante. Un attentato avvenuto pochi anni dopo Piazza Fontana forse aiuta a far luce sugli altri compiuti nel resto del continente. Nel 1972, nei pressi di Peteano, in provincia di Gorizia, un'autobomba uccide 3 carabinieri. Dopo le indagini, i sospetti si concentrano su Vincenzo Vinciguerra e l'organizzazione di estrema destra di cui fa parte, Ordine Nuovo. Il giudice Felice Casson indaga su Peteano per quasi un decennio. Sono stati accusati prima l'estrema sinistra, poi siccome le piste erano del tutto inconsistenti, sono stati accusati ed arrestati dei piccoli malavitosi locali. A un certo punto sono emerse responsabilità importanti e notevoli di depistaggio nelle indagini da parte dei carabinieri, dei servizi segreti, della polizia e anche della magistratura goriziana. Gli inquirenti scoprono che alcuni carabinieri e magistrati hanno depistato le indagini, falsificando e occultando prove decisive nel tentativo di implicare estremisti di sinistra.
Quindi complessivamente c'è stato tutto l'apparato dello Stato che ha coperto questi movimenti neofascisti o nazisti che avevano fatto la strage. Oggi Vincenzo Vinciguerra sconta una condanna all'ergastolo per la strage di Peteano. Durante la sua deposizione processuale a metà degli anni Ottanta, sostiene che lui e il gruppo di estrema destra di cui fa parte sono stati protetti e sostenuti da un'organizzazione segreta che fa capo ai vertici dei servizi segreti. All'epoca nessuno prende sul serio le sue affermazioni, ma Casson, che lo ha incriminato, continua a indagare. Nel 1990 il magistrato ottiene l'accesso agli archivi dei servizi segreti, portando alla luce documenti che rivelano l'esistenza di un'organizzazione clandestina. È emersa l'esistenza di una struttura clandestina segreta che faceva capo ai servizi segreti italiani e che poi abbiamo saputo essere Gladio Stay Behind. Casson scopre altri documenti che collegano questa organizzazione segreta alla NATO. Il presidente del Consiglio Giulio Andreotti è costretto a intervenire pubblicamente, aprendo così uno scandalo internazionale. Andreotti ammette l'esistenza dell'organizzazione segreta Gladio, parte della cosiddetta operazione Stay Behind, nata durante la Guerra Fredda, una rete di eserciti clandestini coordinati dalla NATO e dislocati in tutta l'Europa occidentale. La Gran Bretagna e gli Stati Uniti hanno reclutato e addestrato civili e militari in molti paesi europei. Il loro compito, stando alla versione ufficiale fornita da Andreotti, era quello di costituire una rete di comando dietro le linee nell'eventualità dell'invasione sovietica. In Europa è stata la NATO a creare la struttura di Stay Behind. L'obiettivo era creare un'organizzazione militare che, nel caso di invasione sovietica dell'Europa occidentale, potesse costituire una qualche struttura in grado di condurre operazioni clandestine e di collegamento con le potenze occidentali. Eravamo in anni molto diversi da quelli attuali, lì c'era ancora lo scontro tra il mondo occidentale e il mondo orientale, e l'Europa era veramente divisa in due. La gente era ossessionata dalla paura di una possibile guerra tra la NATO e il Patto di Varsavia. In questo senso la Guerra Fredda non fu un periodo di pace reale. Fu una guerra vera e propria, anche se fredda. E durante questa guerra fredda delle persone sono morte nei modi più diversi. Gli accordi di Yalta del 1945 dividono il mondo in due blocchi contrapposti. Gli alleati e i sovietici non si fermano di fronte a nulla pur di mantenere il controllo nelle rispettive zone di influenza. Nell'immediato dopoguerra gli Stati Uniti vivono come un incubo il consolidarsi dell'espansione sovietica e l'occupazione dell'est europeo con la nascita della Germania orientale. La gigantesca macchina militare sovietica è ancora quasi intatta ed è di gran lunga la più potente del mondo. Per gli alleati la paura è che ora Mosca possa annettersi anche la Germania ovest e dilagare oltre il Reno. Lo storico svizzero Daniele Ganser è il primo ad aver esaminato l'operazione Stay Behind su scala europea. Il comando della NATO sapeva che l'Unione Sovietica disponeva di molta fanteria in Europa che poteva rapidamente spingersi verso l'Atlantico e in questo caso sarebbe stato di vitale importanza riconquistarsi l'accesso ai territori occupati e non sarebbe stato facile. Allora si sono detti, perché non organizzarci prima? Prepariamo depositi di armi con fucili, munizioni e denaro. Questi depositi devono contenere tutto il necessario e avremo uomini addestrati in collegamento tra loro che nel caso di invasione potranno effettuare azioni di guerriglia. In pratica, una volta costituita, l'organizzazione avrebbe selezionato alcuni elementi fidati. Questi individui sarebbero stati reclutati per la rete Stay Behind, sarebbero stati addestrati e alcuni sarebbero venuti in Inghilterra e in particolare a Fort Monckton. Si tratta di una struttura di addestramento delle forze speciali inglesi nel sud del paese. Qui avrebbero imparato tutte le tecniche di guerriglia, comunicazioni clandestine, tecniche di infiltrazione e sganciamento. Una volta completato il corso, avrebbero ripreso la vita di tutti i giorni, come fossero riservisti. Il concetto di Stay Behind nasce dall'esperienza nella Seconda Guerra Mondiale dello Special Operations Executive, un ramo del servizio segreto inglese, l'MI6.
Il ruolo principale dello Special Operation Executive consisteva soprattutto in operazioni di sabotaggio in Europa con reti in Francia e Belgio. Dovevano disturbare le linee di rifornimento tedesche, far saltare treni e così via. Poco dopo la fine della guerra, queste stesse reti vengono usate contro i sovietici. Verso la fine degli anni 40, gli americani investono molto denaro in queste strutture. Dispongono delle risorse, dell'equipaggiamento. Possono superare l'MI6 in qualsiasi campo. Inviteremo degli istruttori esperti in queste particolari tecniche. E disponiamo di elementi esperti in tecniche di guerriglia? Può scommetterci. Più tardi, le inchieste parlamentari in Italia e in Belgio scopriranno che le reti Stay Behind sono gestite anche su base locale dai servizi dei singoli stati europei, 16 in tutto, compresi Svizzera e Austria, di fatto neutrali, operando in stretto coordinamento con la CIA e l'MI6. I network hanno nomi diversi, Gladio in Italia, SDRA8 in Belgio. In Germania è nota come Überrollagent. I componenti di Gladio vengono reclutati negli ambienti più diversi. Non è possibile ricondurre a un solo stereotipo le persone reclutate in Gladio, perché erano diverse da paese a paese. Inoltre, il tipo di elemento cambiava a seconda del territorio. In zone di montagna e nelle foreste poteva trattarsi di sciatori o di guardiacaccia. In altri casi erano persone che lavoravano in città. In gran parte sono convinti che il comunismo rappresenti una minaccia. Quindi abbiamo persone di destra, a volte di estrema destra, ma anche moderati, cattolici, che vogliono solo difendere il proprio paese. Uomini come l'alto atesino Franco Bortolameolli, un tecnico ed esperto paracadutista di Bolzano. Nei primi anni 60, quando avevo circa 19 anni, per spirito d'avventura mi sono iscritto a un corso di paracadutisti. Un giorno il presidente dell'associazione mi disse: se il nostro paese fosse invaso da una potenza straniera, te saresti disposto a fare qualcosa? E io subito risposi: sì. Bene, sei stato accettato. E accettato da chi? Beh, meno che sai, meglio è. La nostra funzione non era quella di fermare l'Armata Rossa, noi non saremmo stati in grado di fermare nessuno, ma quello di aiutare le nazioni che sarebbero venute ad aiutarci ad entrare nei territori occupati. Quando facevamo le esercitazioni ci veniva segnalato che determinato giorno, determinata ora e minuto sarebbe arrivato un aereo e avrebbe lanciato o uno o due team di militari inglesi o americani, delle parti speciali che dovevano esercitarsi. Magari ipotizzavano che dovevano andare ad assaltare una caserma degli invasori. Come i gladiatori italiani, anche i membri della rete belga vengono addestrati in segreto nel corso di un vero training militare. Jean-Claude Marler è il comandante della caserma di Visalm. In questa struttura, negli anni Ottanta, l'esercito belga effettua ogni anno esercitazioni denominate Oesling. Alle manovre Oesling prendevano parte elementi delle forze armate belghe, reparti lussemburghesi e uomini delle forze speciali americane in stanza in Germania Ovest. Si esercitavano nelle tecniche convenzionali, ma anche ad operazioni segrete, caratterizzate da tecniche e obiettivi di tipo estremamente riservato. In teoria parliamo di normali manovre NATO, ma quello che accadeva nelle esercitazioni era tutta un'altra cosa. Lucien Disler è un membro della rete Stay Behind belga e uno dei responsabili della logistica. Ero un patriota e mi ero dichiarato un anticomunista convinto. Io marcio con chiunque, non importa se per ordine del Ministero della Difesa, della NATO o semplicemente per ordine degli americani. Questo non è un mio problema. La notte del 12 maggio 1984, la caserma Ratz di Visalm nel Belgio orientale viene attaccata da un gruppo di uomini altamente addestrati. Un sottufficiale di guardia viene ferito da una raffica di mitragliatrice e vengono rubate centinaia di armi. L'attacco all'armeria di Visalm
fu un'esercitazione d'addestramento. Ci sono simulazioni spinte al limite per creare situazioni il più possibile realistiche per testare la resistenza e le capacità dei soldati. Sono esercitazioni estreme, ma pur sempre esercitazioni. Il sottufficiale di guardia è arrivato qui. Ha guardato nel blocco, è tornato qui e in quel momento preciso quel tizio è spuntato fuori. E gli ha sparato una raffica. Il sottufficiale è caduto ed è rimasto ferito. Ho sempre pensato che l'attacco alla caserma fosse stato un errore durante l'esercitazione. Ma poi, anni dopo, ho incontrato il signor Frechès, il sottufficiale che avevano ferito, che mi ha detto: «No, no, signor comandante, non è vero. Non è andata così. Mi ha sparato per fermarmi. Io sono caduto fingendo di essere morto e il tiratore è venuto verso di me e mi ha sparato un'altra raffica. Dunque non si trattava affatto di un incidente, ma è stato un vero e proprio tentativo di omicidio». Miracolosamente il militare sopravvive. Dopo l'attacco, le forze armate belghe e americane negano ogni coinvolgimento. Le autorità sospettano che Lucien Disler abbia preso parte all'assalto, ma lui nega. Non posso dire di sapere chi ha sparato. E anche se lo sapessi, non so se farei nomi, perché vado per i 70 e voglio vivere ancora qualche annetto. Insomma, è molto semplice. Non voglio finire impiccato a un albero come è successo a un mio amico nel sud della Francia, o fare una fine del genere. Anch'io conosco quali tecniche si usano in certi casi. Jean-Claude Marler ritiene che tra l'attacco alla caserma e i massacri di Brabant possa esserci un collegamento. Non soltanto io, ma anche alti magistrati, poliziotti seri e alcuni investigatori hanno messo in relazione l'attacco alla caserma di Vielsalm e gli omicidi del Brabant. Ho analizzato con attenzione il modo in cui hanno cercato di uccidere Frechès e la tecnica con cui sono state assassinate alcune delle vittime dei supermercati. Si tratta di assassini estremamente lucidi, perfettamente organizzati, freddi. Una tecnica del tutto militare. Il reclutamento di elementi di ogni genere nei gruppi paramilitari è una prassi comune adottata dagli alleati sin dall'immediato dopoguerra. Prendendo molto sul serio il proverbio secondo cui «il nemico del mio nemico è il mio amico», si arruolano anche ex nazisti nella lotta antisovietica. Uno di loro, l'ex SS Reinhard Gehlen, sarà tra i fondatori del servizio segreto tedesco occidentale del dopoguerra, che più tardi controllerà la rete Stay Behind di Bonn. Nei primi anni della Guerra Fredda nessuno più di Gehlen alimenta le paure americane di una crescente minaccia sovietica. Il presidente Truman investe milioni di dollari in un vasto programma di intelligence e di azioni segrete antisovietiche. Lo US National Security Act del 1947 fornisce la base legale per le attività segrete e per le cosiddette operazioni di guerra non ortodosse. La strategia viene scrupolosamente definita nella direttiva 10/2 del Consiglio Nazionale per la Sicurezza. Questo documento influenzerà negli anni a venire le modalità operative dei servizi segreti. La direttiva 10/2 autorizza l'uso di ogni mezzo, compresa la costituzione di gruppi armati segreti, oppure la manipolazione delle popolazioni attraverso l'uso della propaganda e del terrore. E destina un fiume di soldi per questo tipo di attività. Il colpo di Stato filo-sovietico a Praga, il blocco di Berlino e lo scoppio della guerra di Corea contribuiscono ad alimentare le paure americane di un'invasione russa dell'Europa. I sospetti si moltiplicano su entrambi i lati della cortina di ferro. Dietro alla facciata ufficiale della NATO si intensificano gli sforzi per organizzare e radicare le reti Stay Behind in tutto il continente. Cosa facevano queste reti mentre aspettavano l'invasione sovietica? Beh, si addestravano e si interessavano della politica locale. Ed è qui che troviamo i danni maggiori e l'impatto più significativo e pericoloso di queste organizzazioni clandestine nei paesi dell'Alleanza Atlantica. Negli anni del dopoguerra cresce il consenso elettorale ai partiti comunisti dell'Europa occidentale.
I loro rapporti con Mosca preoccupano Washington. All'epoca Peter Sickle è il capo dell'ufficio della CIA a Berlino. Avevamo un forte partito comunista italiano e un forte partito comunista francese e c'era un profondo senso di insicurezza, anche perché sapevamo che i russi si servivano di questi partiti per i loro scopi politici. E il rischio di una vittoria elettorale dei comunisti, i gruppi che fanno capo a Stay Behind trascurano la minaccia di invasione per concentrarsi sui cosiddetti nemici interni. Per gli storici, il documento più importante è una nota riservata del servizio segreto italiano datata a 1 giugno 1959. Vi si legge che Gladio è stata istituita con il duplice scopo di entrare in azione in caso di un'invasione sovietica o in caso di sovvertimenti interni da parte di forze comuniste. Quindi ora sappiamo che a partire dagli anni 50 le reti clandestine hanno una duplice missione. I primi indizi di un ruolo eversivo delle strutture segrete della NATO emergono per la prima volta in seguito allo scandalo scoppiato in Germania negli anni 50. Nel 1952, un membro del network tedesco che fa capo a Stay Behind si presenta alla polizia di Francoforte e dichiara: «Faccio parte di un esercito clandestino. Gli americani ci addestrano ad uccidere, a non lasciare tracce, a nasconderci nei boschi. Abbiamo armi, esplosivi e siamo un'organizzazione segreta». Il cancelliere Adenauer era infuriato quando scoprì che gli americani agivano tenendolo all'oscuro di tutto. Per quanto mi riguarda, non avevo obiezioni sull'operazione in sé. Diciamo che sarei stato un po' più cauto nella scelta delle persone. L'uomo che si presenta al commissariato è Hans Otto, ex ufficiale dell'SS preoccupato da ciò che accade nella sua cellula Stay Behind. Questa testimonianza porta alla scoperta di un centro di addestramento nel cuore delle foreste di Hessen, nella Germania centrale. Ma quello che sconvolge gli investigatori è la missione politica che sembra essere stata affidata a questi paramilitari. Avevano stilato liste di persone da uccidere, membri rispettati della comunità. E ci siamo chiesti, da uccidere nel caso di un'invasione sovietica o di un semplice cambiamento del panorama politico? E allora tutti hanno pensato che ci sarebbe stata un'inchiesta molto approfondita sulla Stay Behind tedesca. Ma non si apre nessuna vera inchiesta. Dopo una serie di trattative segrete tra Washington e Bonn, i cospiratori, un centinaio di estremisti di destra, vengono tutti rilasciati. Il caso viene messo a tacere e sembra dimenticato fino a quando, 30 anni dopo, non se ne scopre uno simile. Appena un giorno dopo la strage all'Oktoberfest, la polizia rivela che il presunto attentatore Gundolf Köhler, morto nell'esplosione, faceva parte dell'organizzazione paramilitare neonazista Wehrsportsgruppe Hoffmann. Gundolf Köhler era fanatico di armi ed esplosivi. Anche all'interno del Wehrsportsgruppe Hoffmann era un fatto noto. Dopo l'attentato la polizia aveva subito perquisito la casa dei suoi genitori a Donau e Schengen, scoprendo quello che è stato descritto come un laboratorio per la preparazione di esplosivi. Ma gli agenti hanno trovato soltanto sostanze chimiche adatte a fabbricare ordigni molto rudimentali, mentre si sapeva che a Monaco si erano impiegati esplosivi militari ad alto potenziale. A questo punto è lecito domandarsi in che modo si fosse procurato quel tipo di materiale. Nei giorni successivi al massacro, la polizia interroga i suoi camerati. E durante l'interrogatorio queste persone dissero di aver ottenuto armi ed esplosivi da un alto esponente dell'estrema destra, Heinz Lemke. Ma la cosa curiosa è che su di lui la polizia non ha mai indagato. Guten Abend, meine Damen und Herren. I depositi di armi scoperti a Lüneburg sembrano molto più grandi di quanto si pensasse.
Nel 1981, un anno dopo l'attentato all'Oktoberfest, nei boschi di Lüneburg, nel nord della Germania, alcuni turisti scoprono casualmente un arsenale appartenente a Heinz Lemke, una guardia forestale. Lemke è un attivista di estrema destra con numerosi contatti negli ambienti neonazisti tedeschi. La Stasi, il servizio segreto della Germania orientale, ha individuato la posizione esatta delle trasmittenti usate dai gruppi Stay Behind tedeschi occidentali. E una è localizzata proprio a Lüneburg, non lontano dalla casa di Lemke e dal deposito d'armi. Avere accesso a questi arsenali segreti rientrava nella strategia delle reti Stay Behind in tutto il continente. Su questo non c'è dubbio. Ma se avessero indagato sul ruolo di Lemke in tutta questa storia, sul perché disponesse di queste armi e di questi esplosivi, che erano molto simili, se non identici, a quelli usati per l'attentato all'Oktoberfest, avrebbero sicuramente scoperto elementi fondamentali per dare una svolta alle indagini su quel massacro. Dopo il suo arresto, Lemke confessa agli inquirenti l'esistenza di altri 30 arsenali segreti. Dichiara di essere pronto a rivelare i nomi dei suoi finanziatori, ma prima che possa testimoniare, viene trovato impiccato nella sua cella. La sua morte offre un agghiacciante parallelo con gli omicidi di Brabant, in Belgio. Anche in questo caso molti indizi suggeriscono il collegamento con un'organizzazione paramilitare. Il commissario di polizia Eddie Voss da anni indaga sui massacri di Brabant. Notiamo che hanno un modus operandi molto preciso e che ogni membro della banda ha un ruolo specifico. C'è un uomo che inizia subito a sparare e dal modo in cui spara e si muove mi fa pensare a qualcuno addestrato all'uso delle armi. Una relazione del Parlamento belga del 1990 conclude che i killer devono essere stati appartenenti alle forze di sicurezza o ex appartenenti, esponenti dell'estrema destra che godono di protezioni altolocate. Gli uomini che hanno agito nel Brabant devono far parte di una certa élite. E non è tutto. Bisogna anche garantirgli la totale impunità. Quando la commissione parlamentare d'inchiesta cerca di individuare legami concreti con l'SDRA8, la struttura locale di Stay Behind, il capo del servizio segreto militare si rifiuta di fare i nomi dei membri dell'organizzazione. Emergono le prove di un collegamento con l'organizzazione neonazista chiamata Westland New Post, o WNP. Il suo leader, Paul Latinos, conferma che gli è stato chiesto di formare un gruppo paramilitare anticomunista, ma si rifiuta di rivelare chi gliel'abbia ordinato. Più tardi dichiarerà di essere sul libro paga dei servizi segreti americani. Effettivamente ci sono stati dei contatti tra la vera rete e quella messa in piedi dalla WMP, ma nella WMP c'erano diversi militari o ex militari che erano convinti di lavorare per lo Stato e che si consideravano agenti dello Stato. Poco tempo dopo l'ultima delle stragi di Brabant, Latinos viene arrestato. Ma prima che possa parlare, come Lemke in Germania, anche lui viene trovato morto nella sua cella con un cavo telefonico attorno al collo. Ma quale interesse politico avrebbe motivato l'azione di questi gruppi contro civili inermi a Milano, Monaco e nel Brabant, nel cuore dell'Europa occidentale? La risposta si trova forse in un cambiamento del pensiero strategico nella Guerra Fredda. Il superamento della crisi dei missili di Cuba nel 1962 porta a una relativa stabilità tra i blocchi. L'invasione sovietica dell'Europa occidentale è più lontana. La minaccia nucleare sconsiglia la guerra convenzionale e inchioda gli avversari in una posizione di stallo. Ora gli Stati Uniti vogliono consolidare la loro presenza in Europa e l'Italia è un paese chiave. Ma Washington la considera instabile. La sinistra cresce di consensi e potrebbe ostacolare i piani americani. Richard Garner ha lavorato per oltre 20 anni in Italia durante diverse amministrazioni americane. L'Italia era un elemento chiave sul fronte meridionale della NATO e il Partito Comunista Italiano si opponeva a qualsiasi intervento di consolidamento dell'Alleanza Atlantica nel paese. Questo dimostrava abbastanza chiaramente che se i comunisti avessero preso il potere, l'Italia non sarebbe stato un alleato affidabile per l'Occidente.
Alla luce della nuova situazione, gli obiettivi delle strutture di Stay Behind vengono ridefiniti. La CIA si rendeva conto che queste operazioni Stay Behind non avevano più alcun significato, a meno che non venissero impiegate come una rete di collegamento tra gli anticomunisti e non servissero a mantenerli motivati. Era quasi come un club, una confraternita. Nel 1965, all'Hotel Parco dei Principi di Roma, si svolge un convegno a cui partecipano il fiorfiore dell'estrema destra italiana e i servizi segreti. Questo incontro, organizzato dall'Istituto Pollio, cambierà radicalmente la società italiana. Non erano presenti solo estremisti di destra, ma studiosi di politica, studiosi della guerra rivoluzionaria, ufficiali dello Stato Maggiore. Quindi c'era un'amplissima fascia anche di pensiero che pensava che al comunismo si doveva reagire in modo preventivo con ogni mezzo. All'Istituto Pollio, il SID, lo Stato Maggiore dell'Esercito e il Servizio di Informazione Militare hanno detto chiaramente quello che avrebbero fatto. Hanno parlato di quarta dimensione della guerra. La quarta dimensione della guerra, che viene per ultima dopo la prima dimensione, quella terrestre, la seconda quella marittima, la terza quella aerea, la quarta dimensione della guerra è quella che comporta la conquista dei cuori e delle menti delle popolazioni. Questa è la guerra che si è combattuta e che si combatte anche attraverso conflitti a bassa intensità, anche attraverso l'utilizzo di quello che impropriamente viene definito terrorismo. Molti gruppi vengono invitati a impegnarsi nella cosiddetta quarta dimensione della guerra contro il comunismo. Vi partecipano anche alcuni membri di Gladio, la Stay Behind italiana, e stanno per giocare un ruolo politico attivo. Certo, un militante singolo o il singolo di Gladio non sapeva cosa succedeva in cima alla scala gerarchica sopra la propria testa, però quando pensiamo che i vertici di Gladio erano in contatto con quelli di tutti i servizi e con tutti i vari movimenti, questo ci fa pensare che ci fosse questa regia superiore. Negli anni successivi l'Italia viene colpita da una serie di attentati dinamitardi. All'inizio le bombe fanno soltanto rumore, ma con la strage di Piazza Fontana ha inizio uno dei periodi più drammatici della nostra storia. E sono molti gli storici che ritengono queste stragi parte di un disegno più ampio, la strategia della tensione. La strategia della tensione è stato un fenomeno complesso, in cui i vari attori che hanno operato non avevano ciascuno gli stessi obiettivi. C'erano gruppi dell'estrema destra che contavano veramente di rovesciare il sistema democratico con un golpe come in altri paesi. A fianco c'era una realtà in cui erano presenti sicuramente la più parte di alcuni comandi militari, una parte dei servizi segreti, delle forze conservatrici in generale, che hanno usato il primo gruppo, ma puntavano più che a un vero e proprio golpe, a una stabilizzazione delle istituzioni. Destabilizzare l'ordine pubblico per stabilizzare l'ordine politico, per giustificare un intervento repressivo accolto con sollievo dalla popolazione. La popolazione vuole vivere in pace, vuole andare tranquilla per le strade. Non può credere di andare in banca e morire, di salire sul treno e morire per una bomba messa da ignoti. In Belgio, il commissario di polizia Eddie Vos giunge alla stessa conclusione. Il principale scopo dei massacri è creare un clima di paura. Qui in Belgio i soldati presidiavano praticamente tutti i parcheggi dei grandi centri commerciali. Eravamo ridotti a fare shopping con i cecchini sui tetti dei supermercati. E la gente aveva davvero paura quando faceva la spesa. Una paura tremenda. È il risultato di questa strategia che costituisce un elemento centrale delle azioni terroristiche. Il Belgio aveva paura. E quando risvegli la paura in un popolo, gli fai fare quello che vuoi. Gli omicidi degli anni Ottanta in Belgio avvengono in un clima di instabilità politica.
Decine di migliaia di dimostranti protestano per le strade contro la decisione americana di installare i missili nucleari antisovietici. In Belgio quello era un periodo di grande instabilità. Era in corso l'installazione dei missili e a molti questo non piaceva e manifestavano a centinaia di migliaia. Ci si rendeva conto che il Belgio era un po' il ventre molle della NATO e bisognava mostrare al grande fratello americano che invece eravamo gente seria. Gli assassini del Brabant si sono fermati solo perché la loro missione era terminata. Lo shock emotivo degli attacchi ha consentito allo Stato belga di uscire dalla sua incertezza letargica e di rafforzarsi. Tutto qui. Anche in Germania Ovest la bomba dell'Oktoberfest esplode in una fase delicata. C'è chi considera il governo socialdemocratico guidato da Helmut Schmidt troppo morbido nell'affrontare i terroristi di estrema sinistra della RAF e il movimento antinucleare sempre più forte. Secondo la stampa, una parte dei servizi segreti è decisa ad appoggiare Franz Josef Strauss, l'intransigente cristiano sociale bavarese. Gli inquirenti sospettano che alcuni elementi della rete Stay Behind e i gruppi di estrema destra usino la strategia della tensione per spaventare l'opinione pubblica occidentale, screditare la sinistra e favorire l'ascesa dei giovani centristi più affidabili, ma non in Gran Bretagna. Nel Regno Unito, il servizio segreto inglese è un'organizzazione indipendente e non può assumere una particolare posizione politica. Ci sono molti membri dei servizi che sono di sinistra e ritengo che la partecipazione di qualche elemento nell'estrema destra si debba a tentativi di infiltrare queste formazioni. Che io sappia, i servizi di sicurezza non hanno mai avuto l'obiettivo di sabotare organizzazioni politiche, né ci hanno mai provato. Le interferenze dei servizi segreti stranieri nella politica dei paesi europei possono essere difficili da dimostrare, ma dall'inchiesta su Piazza Fontana emergono alcune prove. La scoperta forse più interessante che abbiamo avuto durante le indagini è stato il rapporto tra le cellule di ordine nuovo che operavano soprattutto in Veneto e le basi americane situate sempre in quella regione. Ho visitato la nostra centrale di Roma nel settembre 1969 per un giro di ispezione. Il capo mi ha detto che stava avendo qualche problema con l'intelligence della Marina. Volevano mettere in atto delle operazioni in Italia, operazioni segrete. Sembrava infastidito. E ha aggiunto, gli ho detto che delle loro operazioni non volevo sapere nulla. L'importante è che non interferissero con quelle della CIA. Mentre indaga sull'attentato di Piazza Fontana, il procuratore Guido Salvini scopre il coinvolgimento di Carlo Digilio, membro di Ordine Nuovo, l'organizzazione paramilitare di estrema destra, nonché informatore dell'intelligence della Marina americana. Digilio è un militante di Ordine Nuovo che si occupava dell'aspetto logistico. Lui è un grande esperto di armi. Quindi un personaggio centrale. Quest'uomo frequentava basi americane come quella di Verona, in quanto era inserito in una rete di informatori e relazionava su quello che stava facendo e riceveva anche incarichi, quindi una doppia veste. E lo ha raccontato questo con un grandissimo numero di dettagli. Quando si parla di Carlo Digilio e del ruolo che può aver avuto in certi attentati e in Piazza Fontana, bisogna parlarne con proprietà del linguaggio. Non come il fascista, ma come un agente dei servizi segreti, figlio di un agente dei servizi segreti, ai quali i servizi segreti avevano imposto di lavorare a destra. Digilio ci ricostruisce tutte le fasi precedenti a Piazza Fontana, per esempio un casolare dove lui preparava le bombe una dopo l'altra e ci racconta spezzoni di Piazza Fontana. Non tutto, perché lui, da tecnico, osserva la preparazione degli ordigni, ma rimane a mestre quando la macchina con le bombe parte verso Milano. Piazza Fontana parte proprio con il proposito di permettere
al Presidente della Repubblica e al governo in carica di proclamare lo stato d'emergenza. C'è un colpo di Stato istituzionale. Nel 1969 la macchina sembrava perfetta. Un anarchico, Pietro Valpreda, viene immediatamente indicato come uno dei responsabili della strage. Il Valpreda, adesso non facciamo nominativi e non mi fate stare nominativi perché indubbiamente tutto questo è ancora... Ma la teoria non convince e si sospetta un depistaggio. Per 3 giorni il paese rimane come sospeso, ma il presidente Saragat non dichiara lo stato di emergenza come avevano invece sperato Vinci Guerra e i suoi camerati. La strategia della tensione non si conclude qui. Nel decennio successivo l'Italia sarà ancora sconvolta da una serie di attentati terroristici. Quello più grave è la bomba esplosa nella stazione di Bologna che uccide 85 persone e ne ferisce più di 200. Questi eventi convincono il terrorista Vinci Guerra che molti gruppi di estrema destra come il suo siano stati manipolati da apparati dello Stato. Quando io mi oppongo al discorso che le stragi in Italia sono state fasciste, mi oppongo perché gli uomini che hanno partecipato a questa operazione sono tutti uomini legati agli apparati dello Stato. Non ce n'è uno che non sia legato agli apparati dello Stato. Legato a quegli apparati e protetti e coperti sempre da quegli apparati. Nonostante più di 20 processi, quasi tutti gli imputati hanno evitato il carcere, come Delfo Zorzi, sospettato di avere materialmente eseguito l'attentato di Piazza Fontana, che oggi vive in Giappone. Ma anche uomini come Gian Adelio Maletti, già numero 2 del SID e condannato per aver permesso la fuga degli imputati di Ordine Nuovo, che fugge in Sudafrica prima di scontare la pena. Sono stato convinto per anni che si può sbagliare in buona fede, in fondo ho sbagliato pure io, aderente a questa organizzazione. Ma che poi bisogna anche dirla la verità. Per l'Italia ci sarebbero tutti gli episodi di strage non ancora risolti. La strage principale, quella di Piazza Fontana, non abbiamo nessun responsabile da un punto di vista giudiziario, anche se storicamente e politicamente una verità è stata raccolta nelle migliaia e migliaia di documenti che ha recuperato la Commissione Stragi. Analogamente, in Belgio molti sono ancora in cerca di quelle risposte che in tutti questi anni l'inchiesta sui massacri di Brabant non è riuscita a dare. Uno Stato che accetta l'assassinio in 3 attentati compiuti nel giro di appena 2 giorni, di tutti quegli uomini, donne e bambini, persone che avevano il solo torto di aver scelto il luogo e il momento sbagliato per fare la spesa, è uno Stato che non merita rispetto e non ha diritto di sopravvivere. Come pretendete che la gente abbia fiducia nell'avvenire quando si ammazzano 16 persone in pochi minuti e tutti se ne fregano di scoprire il perché? Ancora oggi deve esserci qualcuno, non so chi, che non vuole che la verità venga a galla. Di questo sono certo. Almeno a Monaco ci sono speranze che i veri mandanti del massacro dell'Oktoberfest possano un giorno essere scoperti e processati. La migliore occasione per scoprire chi fossero i mandanti si è presentata immediatamente dopo l'attentato. Quei testimoni che hanno dichiarato di aver visto Köhler con qualcuno avrebbero dovuto essere ascoltati con molta più attenzione. E molte delle prove materiali provenienti dalla scena del delitto potrebbero essere analizzate ricorrendo agli ultimi ritrovati che la tecnologia ci mette a disposizione. Abbiamo già visto altri casi insoluti di omicidio risolti proprio in questo modo. L'avvocato Werner Dietrich, Platzer e Martinez stanno ancora cercando di riaprire l'inchiesta sull'attentato all'Oktoberfest, ma hanno scoperto che molte prove sono andate perdute.
Purtroppo l'ufficio del procuratore federale mi ha fatto sapere che molte delle prove sull'attentato su cui speravano di mettere le mani sono state distrutte o smarrite. Ormai non ne è rimasta più alcuna traccia. Com'è possibile distruggere le prove di un processo? In altri casi si indaga ancora per anni. Qui abbiamo a che fare con una strage e loro distruggono le prove? Come mai? Perché? È quantomeno insolito che in un'inchiesta che non sia ancora né risolta né ufficialmente conclusa si distruggano i frammenti della bomba e i resti dei corpi che erano stati recuperati sulla scena dell'attentato. La domanda è: chi ha interesse a farlo e che cosa sta cercando di insabbiare? Continuerò a lottare finché non si troveranno i veri assassini. Quella degli eserciti segreti della NATO è una storia ancora incompleta. Nel novembre 1990 il Parlamento europeo ha condannato Gladio e la rete Stay Behind, richiedendo lo smantellamento di queste strutture paramilitari e l'apertura di una vasta inchiesta che non è ancora partita. Ma a 20 anni di distanza non v'è certezza che questi gruppi segreti siano stati definitivamente smembrati. Chi manifesta questo grande entusiasmo per le operazioni sotto copertura dovrebbe ricordarsi prima di tutto che non rimarranno segrete molto a lungo. Inoltre dovrebbe chiedersi cosa accadrà quando tutto verrà alla luce. Quale sarà la reazione dell'opinione pubblica, non soltanto negli Stati Uniti, ma anche nei paesi coinvolti? Che ne sarà dell'autorità morale dell'America? L'eredità di Stay Behind è che le tattiche che hanno portato alla sua creazione vengono usate ancora oggi in molti paesi. Si tratta di comuni procedure operative. E chi ne paga il prezzo più salato è la gente comune. La paura del comunismo ha creato un'arma segreta che sembra essere sfuggita a qualsiasi controllo. Forse le guerre contro i nuovi nemici del XXI secolo partoriranno incubi analoghi e toccherà alle prossime generazioni vigilare perché ciò non accada. I due attentati che hanno anticipato l'onda di terrore medio orientale. Attacchi gemelli, tra poco, su History Channel.